Il ponte di Rosello perde pezzi. La segnalazione arriva da un ragazzo che qualche giorno fa, mentre andava a visitare i terreni del nonno sulla parte sinistra del ponte provenendo da Via Pascoli, si è accorto della caduta di un calcinaccio di notevoli dimensioni. Fortunatamente in quel momento non c'era nessuno, per cui nessuno si è fatto male, ma sappiamo bene che gli angoli più nascosti del ponte sono spesso meta di ragazzi in cerca di intimità o di tossicodipendenti alla ricerca di un posto per iniettarsi la dose. Ad ogni modo, la situazione va tenuta sotto controllo. Il ponte di Rosello sopporta ogni giorno una mole di traffico sicuramente imponente. Meglio intervenire e ripristinare le condizioni di sicurezza, anche con i piccoli interventi come questo caso, piuttosto che procrastinare e ritrovarsi magari a doverlo chiudere temporaneamente, conoscendo bene i disagi che questo comporterebbe per tutta la città. Questo è un pezzo di calcinaccio che ne è sceso da prima che io arrivassi dal ponte di Rosello, scendendo qua nel terreno di mio nonno, e come potete ben vedere anche l'umidità si sta spargendo, quindi ci potrebbero essere altri crolli e pericolo per le persone che scendono da questa scalinata. Speriamo che provvedano subito agli interventi. Mercoledì nell'aula Milella dell'Università si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 20° corso universitario multidisciplinare di educazione allo sviluppo Le vie del cambiamento, organizzato dal Comitato Provinciale per l'UNICEF di Sassari in collaborazione con l'Ateneo Turritano. La collaborazione tra l'Università e la Brigata Sassari ha permesso l'ammissione al corso universitario di personale femminile dei Gloriosi di Monios, garantendo un'opportunità di crescita formativa che consentirà alle sassarine di acquisire un bagaglio di conoscenze utili ad una sempre maggiore comprensione delle dinamiche relative alla cooperazione internazionale, alla promozione e al rispetto dei diritti umani e dell'infanzia nei paesi in guerra. All'incontro, nella Sala Milella dell'Università di Sassari, hanno partecipato il magnifico rettore dell'Ateneo Turritano, Attilio Massino, il generale Manlio Scopigno, comandante della Brigata Sassari, la presidente del Comitato Provinciale di Sassari per l'UNICEF, la professoressa Silvana Pinna, e la presidente del Comitato Regionale Sardegna per l'UNICEF, la professoressa Paola Manconi. Le donne non hanno nessuna limitazione negli incarichi e quindi hanno le stesse prospettive degli uomini. Abbiamo delle donne che in questo momento stanno comandando le compagnie, quindi sono comandanti che hanno le loro dipendenze nel 90-100. Questo per darvi un'idea degli incarichi di comando che hanno queste donne. L'altra considerazione che avevo già fatto all'inizio, che vi avevo anticipato, è il valore aggiunto delle donne. Come si esplica questo valore aggiunto? Dovete pensare che ci sono situazioni particolari in cui intanto la donna ha una sensibilità particolare, perché costituzionalmente, geneticamente, è portata attraverso il suo ruolo ad avere delle sensibilità che magari l'uomo non ha. Ma poi in certi teatri operativi le donne sono l'unica componente che può entrare in contatto con delle realtà che altrimenti sarebbero comunque precluse dagli uomini. Sono il primo caporalmaggiore Lauro Rani, sono effettiva al 152° Reggimento Fanteria Sassari. Il mio incarico è missilista all'interno della compagnia controcarri. Abbiamo partecipato a due corsi importanti in quest'ultimo periodo, il corso FET, Female Engagement Team, e riguarda soprattutto la costruzione di un team totalmente al femminile, che andranno comunque a informare la popolazione locale e le donne nei paesi in cui noi solitamente operiamo. Poi abbiamo frequentato adesso il corso UNICEF, un corso molto interessante che comunque è stato indispensabile per accrescere il nostro bagaglio tecnico-culturale e per accrescere soprattutto il nostro lavoro. Speriamo di mettere in pratica tutti questi insegnamenti offerti, sempre comunque inorgogliendoci di appartenere a una meravigliosa brigata. Da oggi e fino a domenica 12, il centro di Sassari ospiterà la quarta rassegna florovivaistica Il Centro in Fiore, occasione per riqualificare piazze e vie cittadine.
La manifestazione è promossa dall'assessorato alle politiche ambientali del Comune di Sassari in collaborazione con la Camera di Commercio di Sassari, i florovivaisti e gli installatori del verde di Confcommercio del Nord Sardegna, coordinata dall'Associazione Culturale Join Us, e vede il coinvolgimento di circa 16 aziende agricole e florovivaiste distribuite all'interno del perimetro dell'area blu, che per il weekend sarà animata da musica, spettacoli, animazione per bambini. Sarà a Piazza Castello ad ospitare il primo giardino temporaneo con l'esposizione e la vendita, passando poi a Largo Cavallotti e via Cagliari. Installazioni temporanee anche nella fontana di Largo Brigata Sassari. Ci sarà spazio anche per gli amanti delle due ruote. Nella giornata di domenica, infatti, sarà possibile riscoprire in bici il centro cittadino grazie alla ciclopedalata Bici in Città, promossa dal Comitato Provinciale della WISP di Sassari, e partecipare alla corsa Corri in Salute organizzata dall'associazione IPASVI. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Ducale, alla quale hanno partecipato tutti gli organizzatori. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, dalle 6 di oggi e fino alla fine degli allestimenti degli stand, ci saranno il divieto di fermata e di accesso nella corsia a sinistra di Piazza Castello e il divieto di accesso a via Cagliari per chi proviene da via Cavour e da via Brigata Sassari, in corrispondenza dell'incrocio con via Enrico Costa. Dalle 6 di oggi alla mezzanotte di domenica sarà inoltre istituito il divieto di fermata in via Cagliari nella parte tra via Cavour e i Portici Crispo, in via Brigata Sassari tra Piazza Castello e via Turritana e in via Carlo Alberto. Sarà inoltre vietata la fermata in Largo Cavallotti. Dalle 16 alle 23 di oggi e dalle 9 alle 23 di sabato e domenica sarà vietato l'accesso a via Politeama da via Lomberto a via Cagliari da via Brigata Sassari all'altezza dell'incrocio con via Enrico Costa, a via Cavour da via Manno e infine a via Carlo Alberto da via Enrico Costa. Bentrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo www.telegi.tv, il nostro sito all'interno del quale potete trovare, come sempre, i notiziari, l'archivio dei notiziari, l'archivio dei nostri, delle nostre produzioni e naturalmente tutto quello che è diretta su Telegi diventerà anche, cioè è diventato piano piano diretta anche su www.telegi.tv. Oggi è Sant'Alfio Martire, il sole è sorto alle 5.46, tramonta alle 20.04, la luna leva alle 4.15, cala alle 17.40, luna calante. Oggi di fianco a me c'è un ospite che sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Buongiorno Giovannino Giorgio, buongiorno, ben trovato nei nostri studi. Agli ascoltatori di TeleG, buongiorno. Buongiorno, intanto grazie per aver accettato l'invito, perché ci mancherebbe. Siamo contentissimi di averla qui. Un invito che poi fa anche molto piacere anche a me, perché è da tanto che non mi vedo in TV. Qui, quindi, adesso si guarda, adesso si può guardare anche su internet. Mi può anche vedere su internet, infatti. Sei contento? Certamente. Allora, Giovannino Giordo è uno dei mostri sacri del folk sassarese, dai, diciamolo. Io sono una sua fan. Beh, lo dice la gente, mica lo dico io. Allora, domani, dunque, lei è qua per presentare innanzitutto la serata di domani. La serata di domani, che siamo a Caniga per onorare Santa Vittoria, sì. Domani notte, e spero che la gente risponda, venga a vedermi. A vedere, perché è anche una bella festa in campagna, ci sarà molta gente, penso. Ah, quindi insomma, festa di quelle... Sì, di quelle feste tradizionali, ecco. Diciamo. Ci può dire qualcosa del repertorio che farà domani? Il repertorio è quello tradizionale di Giovannino, normale, l'argentiera, lo zarretto, Sassari, Pozzo di Bidda, chi più ne ha più ne mette, insomma. E poi c'ho anche il nuovo CD che dovrebbe essere promosso, quindi c'è anche da presentare le nuove canzoni, c'è tanta roba sul fuoco. Insomma, spero che la gente si diverta, e poi penso di sì, che con me si divertiranno sempre. Mi ha fatto venire, adesso mi ha nominato fuoco e me l'hai servita su un piatto d'argento, una delle canzoni più bella. Lo zarretto, ho visto che anche i giovani ce l'hanno sul cellulare come chiamata. Credo che sia una delle colonne sonore delle feste di tutti. Ormai cioè, non manca mai. Sono molto contento di questa, la suonano tutti, anche tutti i gruppi che fanno folk sassarese, e no, adesso, perché ho sentito anche altri gruppi che la fanno, hanno cercato di farla anche per le balere. In altre versioni, quindi. In altre versioni, hanno fatta a tempo di
dire Dai, no. però è una cosa bella, cioè nel senso fa piacere sapere che comunque è apprezzata a questo punto questa cosa. Ma per noi è un onore, per me specialmente è un onore, poi Io devo essere anche sincera, vederla. io molte volte quando ero giovane facevamo le arrostite con i miei amici, le canzoni di Giovannino Giorgio non mancavano mai, Erano quelle più mai. Quando c'era allegre, una vedi? Quella chitarra c'era sicuramente si Giovannino. cantava sempre un travagliatore, Un travagliatore, l'Agni la Re, insomma, qualcuno me la ricordo Girelli, ancora, però insomma, ormai non e sono più. Non so. ormai io sono arrivato già a 50 e qualcosa, quindi ricordarle tutte. Ce ne vuole. Bene, allora quindi ricordiamo l'appuntamento di domani perché questo è importante. A Caniga, Domani a diciamo. Canica, festeggiamenti di Santa Vittoria alle ore 21:30. Ci sarà Giovannino Giorgio, le sue Giovannino Giorgio e le chitarre. sue chitarre, che farà un sacco da brutto. Quindi il divertimento Cercare di è far divertimento assicurato. assicurato, di sicuro. Benissimo, io la ringrazio per essere stato qua perché sicuramente è un onore averla avuta qui. Alla prossima volta, insomma, ci saranno altre Io occasioni, vi ringrazio di immagino. avermi invitato, per me è stato un piacere venire e tornare qua. È come rivedermi quando ho iniziato a cantare in quell'angolino lì. Sì, c'è un po' di nostalgia. Vero? Sì. No, non ci commuoviamo che sennò. Ascolti, ma prima di chiudere, un Sì. Cosa pezzettino di canzoncina ce la fa? vuoi sentire? Allora, mi verrebbe in mente. Vabbè, lo Zaretto ne abbiamo già parlato, vediamo, posso fare richieste? È quello che vuoi. Quella ciuccia di Maliuccia. In La aiaccio devo. l'altro giorno a giovista si asa ti scaldava l'uso forno per far cocce l'uso pa tutto calando la voce a chi volia ascolta vendi giù un segno di croce si mettia a raccontare Mariuccia ha una ciuccia E qua devo Santa solo. Vergine mi domando perché e poi quelli sono canzoncine molto allegre anche con il cane che io da quando ho iniziato a cantare ho promosso il canto corso in Sassari, l'ho fatto conoscere un po' a Ne tutti, che parleremo magari adesso è più. in un Sì. altro. Quindi abbiamo l'appuntamento assicurato. Lei tornerà qua per Ci torno parlare. di sicuro. Benissimo. Io su questa canzone devo salutare una persona, Manuela. Non potevo assolutamente non dedicargliela perché è la nostra colonna sonora. Io la ringrazio ancora. Ringrazio tutti voi che ci avete seguito. Insomma, lo ricordo a tutti, ma lo dico anche a lei. Questa intervista andrà anche sul nostro sito www.teleg.tv. Quindi. In tutto il mondo vedranno questa intervista, insomma, in tutto il mondo parleranno di Giovannino Giorgio, come già succede, credo. Succederà da tutte le parti. Grazie, grazie mille. Grazie mille, Buongiorno. grazie e come sempre noi ci vediamo alla prossima. Ciao!
Missione compiuta, il doppio salto di categoria è riuscito al presidente Lorenzoni e alla sua truppa. Davvero un'annata speciale quella che ha riportato nella Lega Pro la Torres 1903, che ha regolato una sonante e squillante vittoria contro il Civitavecchia. Uno scampolo di bel gioco in una giornata che praticamente tutti preventivavano come una sorta di piccola passeggiata. Non è stato così, hanno aggredito subito la gara, 10 minuti e 3 gol. Nel carniere rosso-blu e l'apoteosi finale con l'abbraccio a una città, l'abbraccio ai tifosi che veramente hanno masticato molto amaro in questi anni, però la Torres è ritornata. E adesso bisogna stringerci intorno a questa società, dare una mano al presidente per poter riportare ai vecchi fasti questa gloriosa casacca rosso-blu. 110 anni di storia, 110 anni di passione. Bentornata Torres. Condotto da Maria Speranza Russo. Ospiti in studio Bachisio Usai, responsabile ABC Italia, e padre Joy Panakel, direttore della missione Don Bosco Beatitudes di Chennai. In onda sulla nostra emittente domenica alle 16 e alle 23, lunedì alle 11.30, martedì alle 21.15, mercoledì alle 18.45, giovedì a mezzogiorno e mezza, venerdì alle 9, sabato a mezzanotte e mezza. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 16, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30. È possibile visionare tutti i nostri TG Informazione e Approfondimento sul nostro sito www.teleg.tv o sulla nostra pagina di Facebook Teleg Sassari.